visto il risultato, molto ottimo. Avevamo bisogno di questa scossa e da uomini abbiamo dimostrato che possiamo farcela, nonostante le critiche che abbiamo subito, ma il gruppo si è compattato a gennaio. Ti faccio una domanda, qual è stata delle due parate? C'è stato un momento in cui il Teramo soffriva, due parate in pochi minuti, la punizione di Candido, il tiro da fuori di Montanari, ci racconti le due parate e qual è stata la più difficile? Secondo me la più difficile è stata la punizione, perché era quella che poteva riaprire la gara subito. La seconda è una conseguenza, quando la squadra va bene entriamo in un binario che è difficile far male, perché i miei compagni per 90-70 minuti hanno difeso bene, quindi non dovevamo prendere gol a tutti i costi. Che effetto ti ha fatto giocare dopo tutti questi mesi? Ti dico che sono emozionato perché ho passato mesi brutti con questo infortunio, però come vi ripetevo l'altra volta, sono sentito parte del gruppo di questa squadra, quindi sono felice. Comunque sembrava che avessi giocato già tante altre volte perché grande sicurezza e anche grande sicurezza che hai mostrato e hai trasmesso ai tuoi compagni. Ti dico, io mi sono sentito sempre leader in questa squadra, quindi queste gare qua, noi più grandi non potevamo sbagliarla, da chi ha giocato una partita e da chi ne ha giocate 28-30. Qualcuno sui social già ti ha cominciato a definire il ragno nero, che era una volta Cudicini, che però immagino sia nel tuo pantheon dei portieri, insomma. Non esageriamo una partita, parliamone a fine campionato, quindi pensiamo a questi 3 punti che abbiamo fatto e dimentichiamoci già domani perché abbiamo il Fano la prossima. Ecco, hai parlato dei tifosi, dall'andate a lavorare di una settimana fa al vivogliamo così di questa settimana, cosa è cambiato? Cambiato, come dicevo, ci ha dato una scossa, ci ha toccato un orgoglio l'andate a lavorare, come se noi non lavorassimo tutti i giorni, ogni giorno al campo col mister. Allora, come dicevo, a gennaio si è comportato lo spogliatoio, i nuovi acquisti sono giocatori di personalità, quindi trasciniamo tutti nello stesso obiettivo. Quindi era giusto dare un segnale ai tifosi che noi ci siamo, perché anche lo striscione che ci hanno messo non è stato uno striscione positivo, però gli abbiamo dimostrato che noi ci crediamo, quindi noi ci mettiamo la faccia, sia che vinciamo che perdiamo. Ti aspetti di trovare più spazio? Io, come ho detto in conferenza stampa l'altro giorno, sto pensando solo a salvarmi, il resto non mi interessa, che gioco io, gioco a Lewandowski, gioco a Pacini, gioco a quello della Beretti, l'importante è arrivare alla fine che siamo salvi. Allora, Fano per? Per cosa? Per portare punti a casa.